Ciao a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti in questo nuovissimo video. Eccoci che finalmente tornati e oggi, come avete visto dal titolo, parleremo di Diamond Paintings. Per chi non li conoscesse, i Diamond Paintings sono letteralmente, diciamo, dei quadri fatti con dei diamantini, quindi dei brillantini. E a me hanno sempre ispirato tantissimo, però non avevo mai avuto occasione di provarne uno. E quindi ringrazio di cuore One Day Savings, che praticamente ha collaborato con me per questo video e mi ha mandato ben 3 kit di Diamond Paintings in regalo da provare e da farvi vedere. Sono super esaltata. Avete visto un piccolissimo spoiler, insomma, nell'introduzione prima di questa. E tra l'altro sul loro sito, che vi lascio qua sotto in descrizione, potete trovarne veramente tantissimi, di tantissimi temi, tantissimi anime, tantissimi Pokémon, o comunque anche categorie. Ci sono paesaggi, ci sono animali, ci sono veramente un sacco di cose, e anche tutti gli accessori per farli, quindi mi raccomando, andate a dare un'occhiata. Vi lascio in particolare qua sotto in descrizione un po' di link utili, come ad esempio le 3 cosine che ho scelto io, quindi trovate proprio i link diretti. E oltre al link del sito vi lascio anche il link, diciamo, della schermata dove ci sono i kit che vendono di più, così vi potete fare un po' un'idea. Vi lascio inoltre questo codice sconto se ne volete usufruire, perché vi darà uno sconto di ben $5 se fate un ordine. Se arrivate poi ad avere un ordine di tipo $100, lo sconto sarà di $10 o comunque potrebbe aumentare. Però vi lascio tutti i dettagli qua sotto in descrizione, quindi andate a dare un'occhiata a tutti i codici e tutti i link. Io ringrazio di cuore One Day Saving per avermi inviato questi bellissimi Diamond Paintings. Io non vedo l'ora di provare tutto, quindi direi che possiamo cambiare inquadratura, così vediamo per bene i kit e proviamoli insieme. Ok, ed eccoci qui sulla mia scrivania, prontissimi a vedere i kit di Diamond Painting che ho ricevuto. Adesso vi farò vedere come vi arrivano, insomma vi ho fatto anche un mini unboxing all'inizio, vi faccio vedere per bene che cosa c'è all'interno di ogni kit e poi vi lascio alle clip dove andremo un po' a provare alcune cosine, tra poco vi dico. Io in particolare, come avete visto, ho scelto 3 kit, 2 di Diamond Painting normali e uno di portachiavi. Partiamo proprio da quest'ultimo, che era all'interno di un altro sacchettino. E questo poi è come si presenta il contenuto. Ho spostato un po' di cose perché gli ho dato una sbirciatina. Comunque vi faccio vedere che cosa ci arriverà all'interno del primo kit. Io in particolare l'ho scelto dei Pokémon, ma sul loro sito ci sono tantissimi altri personaggi anche per i portachiavi. All'interno anzitutto ci sarà la base per fare i nostri portachiavi, quindi tutti i moschettoncini con anche le catenelle. Ed eccoli qua, sono un sacco carini. Ci sono appunto le catenelle così e anche i moschettoni. Ci sono poi gli strumentini per il Diamond Painting di per sé, quindi in ogni kit troverete anche gli strumenti base, questo per mettere i brillantini, così poi se vi avanzano li potete riversare nel sacchetto, la cera per prendere i brillantini e poi anche lo strumentino fatto così ed è quello singolo. Poi sul loro sito, se vi interessa, ci sono anche i vari kit con altri strumenti, con anche quelli che prendono più brillantini o cose così. Questo è quello di partenza, tutti questi colorati, poi tra l'altro sono stupendi i colori, mi piacciono un sacco e ogni colore ha la sua letterina. E questi sono i Pokémon. Allora ci abbiamo Charmander o Charmander, Bulbasaur, troppo adorabile. Poi abbiamo Pikachu in 2 modalità, adoro un sacco questa qua, sono troppo carini. E poi abbiamo Eevee e Squirtle. E dopo andremo a realizzare insieme un paio di questi portachiavi. Pensavo di fare Pikachu e Squirtle. Fatemi sapere qual è il vostro Pokémon preferito. E quindi questo è quello che c'era all'interno del primo kit. Adesso passiamo agli altri due. Allora, gli altri due sono dei kit, diciamo, classici, quindi c'è proprio il Diamond Painting tutto per esteso. E rimanendo sempre a tema Pokémon, ho preso questo qua con tutte le evoluzioni di Eevee, che è meraviglioso. Appena l'ho visto me ne sono completamente innamorata. Tra l'altro, se ci avete fatto caso, nella intro vi ho fatto vedere che sono arrivati arrotolati ed erano rimasti un po' arrotolati, però vi basterà semplicemente, vedete, metterlo magari sotto una superficie piatta, l'avevo messo sotto il tappeto ed è diventato tutto bello piatto e non ha più le pieghe che aveva prima ed è perfetto per essere iniziato. Comunque intorno tra l'altro ci sono anche i brillantini, non so se si nota, super carino. E poi penso che magari gli metterò una cornice intorno. Comunque qui ci sono tutte le letterine con la leggenda e poi all'interno troverete lo starter kit come in quell'altro, quindi cera, la ciotolina per i brillantini e lo strumentino per prenderli e poi tutti i bellissimi brillantini. Tanto sono stracontenta che sono all'interno delle bustine, così li posso tenere tutti qui. Guardate quanto sono belli tutti i brillantini messi insieme, io adoro. Hanno tutti i numerini, sono numerati in modo tale da poter fare la reference qui nella leggenda. Ed ecco qui anche tutti gli altri colori, sono troppo belli, a me piacciono un sacco. Ve li faccio vedere, sono tutti rosati, pastellosi. Comunque questo è quello di Eevee, è veramente troppo bello. Ditemi nei commenti qual è la vostra evoluzione di Eevee preferita. La mia sono Sylveon e Umbreon. Come secondo Diamond Painting ho scelto questo qui a tema My Hero Academia e ho preso Todoroki, che tra l'altro ho anche la fancoli, quindi è bellissimo. Ne avrei presi anche altri, però intanto ho scelto loro. Ci hanno messo anche relativamente poco ad arrivarmi, tipo una settimana, una cosa così, poi ve lo scrivo qua sotto. Anche qui abbiamo la leggenda, questa è leggermente più grande di quelli di Eevee e l'ho anche già iniziato perché vi volevo
volevo un attimo far vedere anche come, diciamo, è fatto e come diventa. Guardate quanto è sbrilluccicoso. Taglio la parte che mi serve e mano a mano lo creo. E guardate quanto è carino. Poi vi lascio un timelapse mentre faccio anche un pezzettino di questo. Anche all'interno di questo kit c'era lo starter per attaccare i brillantini, quindi strumentino, cera e la ciotolina. E poi tutto il bellissimo pacchetto di brillantini che mi piace un sacco. Poi guardate di questo quanto ce n'è. È tutto lo sfondo praticamente, sono bellissimi. Bisogna stare super attenti a non lasciare le bustine aperte. Comunque eccole qua. Sono veramente veramente tantissimi, adoro troppo. Questo penso di farlo in ordine, diciamo, di come trovo le cose. Poi vedrò un attimino. E niente, questo è come si presenta. C'erano un sacco di altri Demon Painting a tema anime, ce n'erano tantissimi. Ho scelto Mera Academia perché è uno dei miei preferiti. Mi invito caldamente a visitare il loro sito. Quindi, allora, questi sono i Demon Painting che ho scelto. Adesso vi lascio alla clip della ASMR mentre creiamo un paio di portachiavi e ci vediamo tra poco.
eccoci qui. Allora, guardate quanto sono carini questi portachiavi. A me piacciono veramente, veramente un sacco. Sono super sbrilluccicosi e adorabili. Non vedo l'ora anche di fare gli altri perché sono troppo, troppo belli. Vi terrò aggiornati su questi anche nelle storie. E magari fatemi sapere qua sotto nei commenti se vi può interessare un reel, un TikTok, insomma uno short, dove andiamo a realizzare anche gli altri, magari in modalità timelapse oppure molto velocizzato, sempre SMR. Insomma, fatemi sapere nei commenti come vi piacerebbero. O magari possiamo fare anche qualche live mentre faccio questi, oppure quelli più grandi. Poi questo è il retro, è fatto così, vedete, è un pochino più in rilievo. E anche il retro, volendo, è adesivo, quindi potete scegliere se farli a doppia faccia oppure se il retro lasciarlo così con la plastichina. Personalmente non so quale mi piace di più, magari su uno provo a fare entrambi i lati e poi vi faccio sapere o ve li metto a confronto. Però intanto questi sono come si presentano, sono molto molto carini. Fatemi sapere che cosa ne pensate e qual è il vostro preferito. Prima di salutarci vi faccio un piccolissimo e brevissimo aggiornamento su anche quello di My Hero Academia che ho fatto un po' nel mentre, ed eccolo qui. Allora, mi piace un sacco e questo è come sta venendo per ora. Ho realizzato questa striscia, poi piano piano arriverò in cima e mi diverto un sacco a farlo la sera mentre magari mi guardo una serie TV, mi ascolto un po' di musica, guardo qualche video ed è super super divertente. Non vedo l'ora di completarlo tutto e guardate quanto sono belli questi brillantini e quanto sono sbrilluccicosi. Sono super contenta e non vedo l'ora di continuarli. Anche quello di Ivy non vedo l'ora di iniziarlo, appena finisco questo parto con l'altro. Spero che le mie clip ASMR vi siano anche piaciute. Io vi continuerò a tenere aggiornati mano a mano appunto nelle storie anche per questo e fatemi sapere se magari oltre che di quelli piccolini, che magari di questi ci posso fare anche dei reel o degli short, insomma, o dei TikTok, però magari per questo più grande posso farci delle vere e proprie live un po' più ASMR o mentre chiacchieriamo o mentre facciamo altre cose. Quindi fatemelo sapere nei commenti, mi raccomando, ci tengo tantissimo. Ed ecco qui anche quello di Ivy, è troppo bello. Io sono super super contenta, fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate. Quindi adesso possiamo cambiare inquadratura così ci salutiamo. Quindi allora, questo era il video sui miei diamond paintings e ringrazio di nuovo di cuore One Day Savings per avermi mandato questi bellissimi diamond paintings che continuerò a fare e vi terrò aggiornati sul mio Instagram, perché quelli grandi ovviamente ci metterò un po' di più, quindi vi terrò aggiornati. Vi ricordo che qua sotto in descrizione trovate tutti i vari link utili, quindi le cosine che io ho scelto, il link del sito, anche la pagina con i kit più venduti ed in più anche questo codice sconto se ne volete usufruire, che vi darà uno sconto di $5. Comunque vi ripeto, tutti i dettagli li trovate in descrizione. Fatemi sapere qual è stato il vostro preferito di quelli che vi ho fatto vedere e se voi avete mai fatto un diamond painting. Se poi il video vi è piaciuto mi raccomando mettete like, commentate, iscrivetevi, azionate le notifiche per non perdervi i futuri video. Detto questo io vi saluto e ci vediamo alla prossima, ciao!